Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi. In apertura di questo telegiornale, la cronaca giudiziaria. Sono iniziati questa mattina alla cittadella giudiziaria di Salerno gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta sui rapporti tra le cooperative sociali e il comune di Salerno. Luca Caselli, il dirigente del settore ambiente del comune di Salerno, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Rinvio per tutti gli altri indagati. L'unico a parlare oggi è Fiorenzo Zoccola, ha detto Vittorio, l'imprenditore a capo delle 8 cooperative sociali finite nell'indagine ed attualmente in carcere. Il servizio. Il dirigente del comune di Salerno, Luca Caselli, ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta sulle cooperative sociali si è avvalso della facoltà di non rispondere, scegliendo di rimanere legittimamente in silenzio. Si è aperta così la mattinata di oggi, data di avvio degli interrogatori delle persone finite nell'inchiesta della Procura della Repubblica di Salerno, che ha portato lunedì mattina gli agenti della squadra mobile di Salerno ad applicare la misura cautelare in carcere nei confronti di Fiorenzo Zoccola, detto Vittorio, l'imprenditore a capo delle 8 cooperative sociali finite nell'indagine. Contestualmente gli arresti domiciliari non solo per l'ingegnere Luca Caselli, ma anche per il consigliere regionale Nino Savastano, mentre per altre 7 persone alla guida delle diverse cooperative il divieto di dimora nel comune di Salerno. L'inchiesta, che ha coinvolto 29 persone, vede tra gli indagati anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ed è scattata anche in seguito ad alcune denunce del consigliere comunale Peppe Ventura. Oggi alla cittadella giudiziaria di Salerno l'avvio degli interrogatori, che di fatto alla fine non ci sono stati. Rinviati quelli di Nino Savastano e del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, tutti difesi dall'avvocato Cecchino Cacciatore, così gli altri saltati per un difetto di notifica degli atti. Dinanzi al GIP si è concretizzato solo l'interrogatorio di Fiorenzo Zoccola, punto di riferimento delle cooperative sociali salernitane, e da lunedì mattina rinchiuso nel carcere di Fuorni, difeso dall'avvocato Michele Sarno, mentre tutti gli altri sono stati rinviati. Un atto di indagine importante, quello di stamattina, per i giudici del Tribunale di Salerno, ed uno strumento di difesa per Fiorenzo Zoccola, considerato dagli inquirenti di Salerno il capo di un sistema di collusioni tra le COP e l'amministrazione comunale di Salerno, finito in carcere con l'accusa di associazione a delinquere e turbativa d'asta sugli affidamenti per i lavori di manutenzione urbana, che avrebbe generosamente contribuito anche al tesseramento del PD salernitano. Ed è di ieri il capitolo 2 dell'inchiesta, che ha portato all'arresto di Gianluca Izzo, l'ex presidente della cooperativa San Matteo, marito della neo candidata consigliera Alessandra Francese nella lista dei progressisti per Salerno a sostegno di Napoli, e Umberto Coscia, un dipendente della COP, stretto collaboratore di Gianluca Izzo. Arresto maturato per le pressioni sul voto dopo la diffusione dell'audio con il quale si avvisavano i dipendenti delle imprese sociali di votare per i candidati indicati dai vertici del gruppo. La misura cautelare dei domiciliari è solo temporanea, 20 giorni, giustificata secondo gli inquirenti dal pericolo che i due possano inquinare le prove. Un'inchiesta che si intreccia sempre più con i rapporti delle cooperative con il comune di Salerno e le operazioni di voto. E mentre il lavoro della commissione elettorale è ancora in corso, si profila un cambio della geografia del Consiglio Comunale di Salerno. Un posto in più per la lista Salerno dei Giovani a svantaggio della lista PER. Sentiamo. C'è una novità importante che emerge dal lavoro in corso della commissione elettorale, che sta verificando a Palazzo di Città le schede uscite dalle urne alle elezioni amministrative che si sono tenute lo scorso 3 e 4 ottobre a Salerno. Dal riconteggio dei voti destinati alle liste cambia la geografia politica all'interno del Consiglio Comunale di Salerno. Scatta infatti un seggio in più per la lista Salerno dei Giovani, a svantaggio della lista per la comunità. In termini di candidati significa l'ingresso di Pino D'Andrea nei banchi della maggioranza a sostegno del sindaco Vincenzo Napoli e la fuoriuscita di Giuseppe Gallozzi, il più votato della lista, che perde così il suo rappresentante in consiglio. Domani la verbalizzazione dei risultati e lo sviluppo dei quozienti, che andranno a ratificare questo risultato ancora ufficioso. Intanto il lavoro proseguirà anche per i singoli consiglieri. Si prevede che non verrà
ultimato prima di novembre. Solo al termine sarà possibile la proclamazione degli eletti e quindi il primo consiglio comunale. C'è tempo dunque per il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, investito dalla bufera giudiziaria che ha travolto il voto e la macchina comunale di Salerno, di decidere sulla possibile giunta. Della magistratura sui fatti giudiziari venuti alla luce negli ultimi giorni e riguardanti il Comune di Salerno, auspichiamo che le indagini in corso arrivino rapidamente alla conclusione e che si faccia piena chiarezza sulla vicenda. Lo scrivono in una nota il segretario provinciale del Partito Socialista Italiano Silvano Del Duca e neo consiglieri comunali del Partito Socialista Massimiliano Natella, Rino Avella e Filomeno Di Popolo. Esprimiamo la nostra solidarietà e confermiamo totale fiducia nei confronti del sindaco Vincenzo Napoli, convinti che potrà dimostrare la sua completa estraneità ai fatti contestati, così in una nota congiunta dal Partito Socialista Salernitano. E veniamo ora alla cronaca. In auto, con un ordigno di 4 kg e materiale esplosivo da guerra, è quanto hanno ritrovato i finanzieri della compagnia di Scafati ad un 26enne di Sarno arrestato nei pressi del centro del comune di Scafati. Sentiamo. Un ordigno di 4 kg, circa una ventina di artifici pirotecnici, una miccia lunga quasi un metro e mezzo e una grande quantità di polvere pirica per un peso complessivo di 16 kg. E quanto hanno ritrovato i finanzieri del Comando Provinciale di Salerno a bordo di una vettura guidata da un 26enne. L'uomo pregiudicato è stato scoperto a trasportare l'ordigno esplosivo ed alto materiale pericoloso ed è stato arrestato. Le fiamme gialle della compagnia di Scafati hanno intercettato l'uomo nel corso di un controllo in prossimità del centro cittadino, quando, insospettite dalla velocità di una vettura di passaggio, hanno intimato l'alta al giovane che si trovava alla guida. Ignorando del tutto l'invito ad accostare, il 26enne ha immediatamente accelerato la corsa del veicolo, arrestando la marcia solo al sopraggiungere delle pattuglie del 117 che lo hanno fermato appena 500 metri più avanti. Nel procedere ai controlli di rito, i militari hanno perquisito accuratamente l'auto, ritrovando all'interno del bagagliaio un borsone di colore rosso contenente un ordigno del peso di 4 kg, circa una ventina di artifici pirotecnici, una miccia lunga quasi un metro e mezzo e una grande quantità di polvere pirica per un peso complessivo di 16 kg. Prontamente intervenuti sul posto, gli artificieri del nucleo carabinieri di Napoli hanno esaminato la merce scoperta in possesso del ragazzo, concludendo che si trattava di esplosivo da guerra, normalmente utilizzato in atti intimidatori di natura terroristica di elevato potere detonante ed infiammante. Al termine delle operazioni la sostanza è stata sottoposta a sequestro. Il responsabile è già noto alle forze dell'ordine per precedenti di lesioni personali. Il risultato, peraltro recidivo per guida senza patente, è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica per detenzione illegale di esplosivi. Aveva 59 anni il conducente alla guida del trattore, morto ieri sera in seguito ad uno scontro frontale con un'autovettura a Serre. Si tratta di un cittadino rumeno deceduto sul colpo per il violento impatto avvenuto nella frazione di Persano all'altezza dei campi da golf. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Niente di grave invece per chi era alla guida dell'auto, una Volkswagen Polo, che ha riportato solo la frattura al polso. Ancora non ben dettagliata la dinamica dell'incidente, ora all'esame dei carabinieri della compagnia di Eboli che sono intervenuti sul posto ed hanno effettuato tutti i rilievi. Inizia con la benedizione dell'Arcivescovo di Salerno, Monsignor Andrea Bellandi, il nuovo anno scolastico del liceo Regina Margherita di Salerno. Un nuovo inizio per lo storico istituto magistrale di Piazza Malta dopo le lunghe battaglie che oggi hanno portato alla conquista di nuovi spazi.
Il liceo Regina Margherita di Salerno ha ospitato questa mattina il vescovo di Salerno, Monsignor Andrea Bellandi, nella cerimonia attraverso la quale Angela Nappi, la preside, ha inteso inaugurare ufficialmente il nuovo anno scolastico, presentando al vescovo tutti i locali e gli spazi destinati ai suoi alunni. Serenità e pace sono state le parole più utilizzate durante il breve discorso, nel corso del quale la dirigente ha annunciato l'attivazione di una borsa di studio in memoria di uno studente morto 3 anni fa, chiedendo già da oggi la presenza e la partecipazione del massimo esponente della Chiesa Salernitana, che si è mostrato gentile e sorridente con gli studenti, trattando con i ragazzi e rivolgendo loro domande varie. La dirigente scolastica ha anche consegnato una targa al vescovo. Questa qui vuole essere un segno di unità, di speranza e di condivisione, diciamo, di questo inizio. Il mondo della scuola e quello della Chiesa sono stati probabilmente quelli più penalizzati dalla necessità del distanziamento sociale. Non so se i più penalizzati, ma sicuramente fra i più penalizzati, e certamente anche per le nostre attività, non tanto liturgiche, che siamo andati avanti anche se con distanziamento, con numeri ridotti, però tutto quello che ruota intorno, quindi il catechismo, gli oratori, gli incontri dei giovani, le occasioni di riflessione. Ecco, tutto. Ora possiamo dire che si sta tornando alla normalità? Si sta tornando alla normalità, certamente con cautela e anche con l'attenzione di non aiutare a mettere in difficoltà le persone. Ci sono sensibilità diverse, ci sono quelli che sono più timorosi e quelli invece più, diciamo, anche capaci di affrontare questa situazione con più leggerezza. Dobbiamo rispettare tutti, però sapendo che è importante riprendere le nostre attività. Recuperare questa auspicata armonia tra i popoli sarebbe una battuta, ma un'armonia, come dire, quotidiana nel mondo del lavoro è necessaria, adesso più che mai, dopo tutto, come dire, tutto ciò che ci ha segnati, no? Come persone, come lavoratori. Ora, la scuola ha trovato pace per quanto riguarda i suoi spazi? Mi ha preceduta, perché la nota dolente è questa: essendo una scuola molto affollata, va sempre a caccia di spazi, e diciamo che abbiamo ritrovato un po' di serenità in questo senso, perché da lunedì riusciremo ad avere un corso, praticamente 5 classi, al Genovesi, che avevamo chiesto, il signore che tiene il microfono è un nostro papà, avevamo chiesto in consiglio d'istituto già da maggio questi spazi, in attesa delle consegne di alcuni locali del tribunale, purtroppo, dove ahimè sono ancora in corso i lavori per renderli più adeguati alla ospitalità degli alunni. Ed andiamo avanti con il nostro telegiornale, presentato questa mattina a Palazzo di Città, il cartellone di prosa del Teatro delle Arti di Salerno. L'occasione per il patron Claudio Tortora per annunciare anche altre rassegne ed iniziative. Sentiamo. Prende il via il 20 novembre e si conclude il 27 marzo la stagione 2021-2022 del Teatro delle Arti. Questa mattina al Comune di Salerno la presentazione del cartellone con 7 appuntamenti ed una serie di iniziative collaterali, ma soprattutto tanto entusiasmo per la riapertura dei teatri e degli spazi destinati agli eventi al 100% della capienza. Massimiliano Gallo, Elena Sofia Ricci, la produzione Nati 80, che è un teatro in musica che produce il Teatro delle Arti direttamente, e poi Isa Danieli con l'Adesio, Nancy Brilli con la Noschese, Giacomo Rizzo e alla fine Paolo Belli. Abbiamo voluto fare solo 7 proposte perché abbiamo cercato di abbassare i prezzi, anche per ripartire in modo un poco più tranquillo, ma devo dire che il pubblico ci sta dando già grandissime soddisfazioni, molte riconferme dei posti, quasi tutte, e apriamo i nuovi abbonati dal 17 di,
di ottobre, 18 di ottobre. Poi ripartono una serie di iniziative, il Teatro delle Arti, come ben sai, è un teatro multidisciplinare. Il 17 ottobre partono le favole musicali della Compagnia delle Arti, che è sempre una produzione del Teatro delle Arti. Quest'anno compie 10 anni di attività per questi family show, che sono veramente una chicca, con 3 spettacoli la domenica mattina, la domenica pomeriggio, la domenica alle 7 la sera, e poi partirà la danza, e poi partirà il teatro scuola, il teatro partenopeo, il teatro contemporaneo, il teatro Che Comico di Cabaret. Si riparte, diceva Claudio Tortora, soprattutto si riparte 100%, 100-100, si viene voglia di dire. Guarda, finalmente non se ne poteva più, e ti dico la verità, è una ripartenza bellissima, perché tante bambine nuove stanno tornando con le mamme, che forse sono più le mamme che le figlie, che portano per fare la danza, ma è un rientro stupendo. Spero che continui così e spero di poter fare tante cose, perché veramente dobbiamo recuperare tanto. La grande entusiasmo si respira questa mattina, insomma, la ripresa passa per il teatro. Assolutamente sì, la ripresa passa per il teatro, passa per la cultura, passa per l'arte, non c'è nulla da fare, l'arte serve, è indispensabile. Ci hanno riaperto i teatri, finalmente, adesso noi abbiamo il teatro pronto, disponibile, aperto al 100%. Sono gli spettatori adesso che al 100% si devono convincere che devono occupare gli spazi del teatro. Gli spazi del teatro sono quelli più sicuri, lo erano anche prima. Ci hanno riaperto un pochino in ritardo, ma non fa nulla, adesso vale. Gli spettatori adesso devono dimostrare che hanno aspettato con ansia questa apertura. Adesso dobbiamo riempire i teatri, anche il nostro, ma tutti i teatri, tutti gli spazi della cultura. Solo così faremo capire, a chi deve capire, che la cultura è indispensabile per vivere. Ed ora, come di consueto, diamo uno sguardo alla nostra rubrica, alla pagina degli appuntamenti. Cineforum al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno, dove quest'oggi è in programma il film di Gianluca Iodice, Il Cattivo Poeta, con Sergio Castellitto. 3 gli spettacoli alle ore 17, alle 19.30 e alle 22. Ingresso intero 6 euro, ridotto 5 euro. Per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.it. Divertirai, te lo prometto. E parleremo di sport subito dopo la pubblicità, ma intanto guardiamo insieme anche cosa ci riservano le previsioni del tempo. A tra poco. In collaborazione con... Ma stai tranquilla, mio cugino è un tuttofare. Ha già montato il box dodge. Ha sistemato il muro. E in più ha cambiato anche le tapparelle. Oh, mannaggia, mio cugino, mannaggia! Lavori in casa, non improvvisare. Vai su bricobros.com. Il fai da te, su misura. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni o velati. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. E siamo alla pagina dello sport, ci occupiamo di calcio, più lo spavento che il danno. Così sui social Frank Ribéry ha tranquillizzato i tifosi granata dopo il colpo alla caviglia rimediato in allenamento e che aveva fatto scattare l'allarme. L'asso francese sarà assente alla Spezia, ma spera di tornare presto in campo. Sentiamo.
Dal suo profilo Instagram, Franck Ribéry ha voluto rassicurare i tifosi granata sulle sue condizioni. Il francese si è sottoposto agli esami strumentali necessari per appurare l'entità dell'infortunio alla caviglia e per fortuna ha avuto risposte confortanti. Nessuna lesione o rottura, solo una forte contusione e tanto spavento, come ha postato in una storia sul suo social media. Il fuoriclasse francese non sarà a disposizione di Castori per l'importante trasferta di sabato alla Spezia, ma spera che la sua assenza non duri troppo a lungo. Proprio in questa fase della stagione, con gli scontri diretti in rapida successione con Spezia, Empoli e Venezia ed il derby con il Napoli di fine mese, l'apporto di Ribéry sarebbe stato ancora più prezioso a livello tecnico e morale per la squadra granata. L'infortunio alla caviglia si è rivelato meno grave del previsto, stando almeno ai primi esami sostenuti, ma sui tempi di recupero non ci sono ancora certezze. Il francese sarà monitorato giorno per giorno e verrà sottoposto a cure fisioterapiche. Le trasferte restano un tabù per l'ex viola, che aveva saltato quella col Sassuolo dopo aver giocato qualche minuto a Torino. Complice la sosta, Ribéry aveva lavorato duro proprio per presentarsi al meglio della condizione fin dalla gara di sabato prossimo. Ci si è messa la sfortuna a far saltare i suoi piani e quelli di Castori. Dopo lo spavento e la preoccupazione lunedì pomeriggio, però, ieri tutti hanno potuto tirare un gran sospiro di sollievo. Sabato fare il tifo per i suoi compagni, ma Ribéry spera di tornare al più presto in campo. E non solo Ribéry, per quanto grave infatti quella del francese, non sarà la sola defezione in casa granata. Per la trasferta di sabato alla Spezia, Castori è in emergenza. Centrocampo ed attacco sono i reparti più colpiti. In attesa di ritrovare tutti i nazionali, Fabrizio Castori fa la conta dei disponibili e deve anche districarsi con regole e protocolli inerenti al Green Pass. In casa granata, infatti, ci sarebbero 5 calciatori, tutti stranieri, Novax, che dovranno sottoporsi a tampone 48 ore prima delle gare di campionato per poter scendere in campo. Sono ai box per infortunio Capezzi, Ruggeri, Lassana, Koulibaly, Ribéry, Gondo, Bogdan e da ieri anche Bonazzoli, vittima di un trauma contusivo alla gamba. Diversi gli infortuni traumatici patiti in questi giorni dai calciatori granata, segno del grande intensità in allenamento. Si spera che la serie nera abbia termine e che presto qualcuno possa tornare a disposizione. Ed intanto resta sull'uscio Nicolas Viola, svincolato e sempre nei pensieri della dirigenza granata. Si vedrà. In chiave formazione, Castori deve valutare uomini e modulo da impiegare, sebbene i margini di scelta non siano così vasti. Belek in porta, Gyomber, Stramberg, Gaglioli e Ranieri in difesa, Mamadou, Koulibaly, Di Tacchio e Casanossa a centrocampo, Simi e Djuric unici superstiti in prima linea. Per 10 undicesimi sembrerebbe tutto deciso e l'unico ballottaggio dovrebbe interessare Kekri De Dobby. Col tunisino titolare ritorna alla difesa a 3, con Obi dal primo minuto invece è possibile la conferma del 4-3-1-2. Ci sarebbe anche la terza via, quella del ritorno al 3-5-2, da allora in mediana Obi e Casanossa si giocherebbero la maglia di mezza alla sinistra. Castori aspetta di conoscere l'entità degli infortuni di Gondo e Bonazzoli per poi tirare le somme. Fino alla rifinitura di venerdì c'è ancora un po' di tempo per valutare e magari sperare in qualche recupero. È tutto esaurito in pochissimi minuti. Ieri i tifosi della Salernitana hanno polverizzato gli 890 tagliandi del settore ospiti dello Stadio Picco non appena è partita la prevendita. Molti residenti al nord, tanti anche quelli che partiranno da Salerno per seguire dal vivo la gara in programma sabato pomeriggio alle ore 15. Per le gare interne con Napoli, Juventus ed Inter, la società granata ha deciso di concedere la prelazione di 48 ore per l'acquisto dei biglietti ai possessori di Granata Card o Happy Card. La procedura per la richiesta della tessera può essere avviata online sempre tramite il circuito Viva Ticket. E con quest'ultima notizia si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti, l'appuntamento è rinviato alle prossime edizioni. Grazie come sempre per averci seguito. Arrivederci. Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.